Dramma a chi l'ha visto. Pietro simula la sua morte. La moglie lo smaschera. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti della trama di un romanzo giallo, ma quello che è successo a Katia e Pietro è realtà. L'uomo ha inscenato la sua morte, tanto che persino la moglie Katia era convinta di essere diventata vedova. Da segnalare che Katia e Pietro hanno pure due figli, ed anche loro hanno creduto di aver perso il loro papà. Tutto è accaduto lo scorso giugno, quando Pietro è partito per fare un'escursione sulle montagne del Trentino, facendo perdere le sue tracce. Tutti hanno pensato che fosse rimasto vittima di un incidente in montagna. La moglie Katia non si è mai data per vinta, e dopo aver ingaggiato un investigatore privato, ha scoperto che il marito era in realtà vivo e vegeto. Una storia che ha dell'assurdo, visto che non si è capito per quale motivo Pietro abbia voluto inscenare la sua morte. Proprio l'uomo, dopo che questa vicenda è venuta fuori, ha deciso di contattare la trasmissione di Rai 3, Chi l'ha visto, per spiegare le sue ragioni. Pietro ha confessato di aver messo in piedi questa messa in scena, per dare modo alla moglie Katia di rifarsi una vita. Ha poi continuato, dicendo che la moglie si meritava di essere amata. Probabilmente, lui era convinto che Katia stesse meglio senza di lui. Insomma, le spiegazioni sembrano ancora più assurde della messa in scena. Ma non è finita qui. Pietro, dopo essere stato scoperto, ha dichiarato di non avere intenzione di tornare a casa. Ed anche qui la spiegazione è tragicomica. L'uomo, infatti, si è dichiarato ancora innamorato della moglie, ma non vuole tornare a casa. Se tornasse, sarebbe un'agonia anche per i figli, visto che la loro mamma, a detta sua, sta meglio senza di lui. Secondo il Pietro pensiero, Katia può avere una vita bellissima senza di lui. Insomma, l'uomo avrebbe inscenato la sua morte per fare un favore alla moglie. Assurdo. Ma cosa ne pensa Katia di tutto questo? Ebbene, la donna non ha nessuna intenzione di perdonare il marito. Ed ha ragione. L'uomo, infatti, con la sua finta morte, le ha lasciato una serie di debiti che lei è stata costretta a saldare. Insomma, le ha fatto vivere mesi d'inferno, ed ora è inutile che lui la dipinga come la moglie bellissima, fedele e quant'altro. Di certo quello che professa Pietro non è amore. Il gesto che ha fatto non solo verso Katia, ma anche verso i suoi figli, è davvero incommentabile, e di certo non è una prova di amore. Cosa ne pensate? Possibile che un uomo arrivi a questo? Cosa dovrebbe fare ora la moglie? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.